Ciao a tutti, allora oggi farò il video di prima impressione, non esattamente prima impressione perché uno l'ho già provato, comunque tutti gli swatches e prima impressione di tutti i colori facenti parte della collezione Feminine di Mula. Cosa però vi dico che come lenti ho le Desio o Desio che dir si voglia, nella tonalità Wild Green della collezione Attitude. Avrei già dovuto girare questo video, solo che dopo i Wind Music Awards che si sono tenuti all'Arena di Verona questo lunedì, praticamente le mie gambe hanno deciso di non funzionare più, quindi mi sono preso 3 giorni di convalescenza e quindi eccoci qua. Se acquisterete il bundle vi arriverà quindi in questo meraviglioso packaging rosa blush con delle farfalle, alcune lucide, alcune metallizzate, oserei dire, quasi. E appunto, collezione Feminine, for all feminine energies out there, quindi per tutte le energie femminili là fuori. Quindi questa è, diciamo, la sorellina della collezione Womanly. La differenza tra le due sostanzialmente è il sottotono, quindi nella collezione Womanly i sottotoni erano prettamente rosati, mentre in questa, quindi nella Feminine, sono più aranciati. Aprendola quindi abbiamo questa meraviglia di colori. Cucù. Subito appena l'ho scartato il mio occhio è andato direttamente qui, su questo nude meraviglioso. Quindi abbiamo due differenti finish, opaco e lucido, e si possono anche facilmente capire grazie al packaging. Allora vi faccio vedere velocemente il packaging di quelli opachi, e appunto opaco col nome della collezione dorato qui, con il solito colore damascato. Perché dico colore? Con il solito tappino damascato, meraviglioso questo rosa cipria, e sotto logicamente il nome del colore. Mi ricorda tantissimo, anzi sono praticamente identici, anzi leggermente più grandi, i rossetti liquidi di Burberry. La differenza prettamente predominante è che quello di Burberry contiene 6 ml, mentre quello di Mulac ha 1 ml in più, quindi è tantissimo, e questi costano un botto nonostante sia un ottimo prodotto, mentre appunto quelli vinilici hanno un packaging cristalloso, lo definirei molto bello, è trasparente ma non sembra quel plasticone orripilante di alcuni packaging, molto molto bello, tra l'altro è più pesante rispetto a quello opaco. Bene, allora io direi di passare direttamente agli swatches. Prima swatcherò quelli vinilici perché sono più comodi da togliere, e poi passeremo a quelli opachi. Il primo colore che vado a swatchare è Iconic Nude, che è quello che ho già provato. Quindi adesso lo swatchiamo. Il profumo è molto buono, sa di budino alla vaniglia. L'applicatore è molto lungo, ma nonostante la lunghezza è decisamente comodo da applicare, cioè da utilizzare per stendere il prodotto. La seconda tonalità che vado ad indossare, io non sto qua a descrivervi i colori perché non sono in grado, comunque si chiama Sensual Burn ed è sempre una vinyl lacquer. Terza vinyl lacquer è Confidence Boost. Yep. Ci vedo un cazzo senza occhiali. Ok,
l'ultima vinilla Cure è Go to Sex Appeal. Passo ora a swatchare le quattro tonalità matte. Questa è Lady... Mamma, non ci vedo una mazza. Ladylike, presumo. Queste dovrebbero essere differenti dalla... come formulazione, differenti dalle Velvet Ink. Ora vado ad applicare Ask Me Please. Penultima tonalità è Beauty Guru. Ultimo prodotto è Hey Bellezza. Allora, che dire di questa nuova collezione di Mulac? Sicuramente i colori sono bellissimi. Avrei voluto un... anzi, prego Mulac di creare un nude, che ne so, uno skin versione vinyl lacquer. Potrei morire, perché appunto un nude per pelli molto chiare qui non c'è. Sono tutti abbastanza scuri, anche il più chiaro, che è assolutamente il mio preferito in assoluto. Allora, sulle vinyl lacquer, che dire, sono confortevolissime, mi sembrano anche molto idratanti, e la coprenza è assurda, cioè basta una passata per avere coprenza totale. Sulle mie labbrette da innocente basta una pucciata di applicatore per riempire completamente la bocca. L'unica cosa è che posso dirlo su per le vinyl lacquer, perlomeno per questa, che necessita assolutamente di una matita sul contorno. Non so per chi ha labbra più voluminose o insomma, per chi ha le labbra piccole come le mie, sicuramente serve una matita contorno labbra per trattenerla. Per il resto, null'altro, sicuramente un prodotto che mi piace tantissimo e che userò alla follia. La durata non è eccezionale, però sfido chiunque a trovare un rossetto liquido glossato che duri 5 ore. Veramente, fatemelo sapere se ne conoscete uno, io no, anzi ad esempio appunto ai Wind. Fate calcolo che sono partito da casa a un quarto, mezzogiorno, sono tornato a... mezzanotte e mezza, un quarto alla una, e ho indossato il lip gloss di MAC in Meat, se non sbaglio, e praticamente a ogni sorso d'acqua, a ogni sigaretta dovevo riapplicarlo, cioè un disastro. Quindi non lo vedo come un aspetto negativo, eccoci. Per quanto riguarda invece le tonalità opache, non posso dirvi la durata assolutamente, perché non le ho ancora provate ad indossare, non ho ancora provato ad indossarle per un'intera giornata. C'è da dire che la consistenza è forse leggermente più densa rispetto alle Velvet Ink,
comunque anche loro a copertura assoluta già con una passata. Confortevolissime, non appiccicano neanche le vinilla cure, quindi perfetto. Appunto la durata non ve la so dire. L'unico problema che ho avuto è stato con... Dove caspita, eh? Beauty Guru, che non è... Attenzione, non è stato l'ultimo che ho swatchato. Mi ha fatto bruciare le labbra in una maniera fuori di testa. Non vedevo l'ora di toglierlo, non so come mai. Mi bruciavano tantissimo, quindi Ripeto, non era l'ultimo che ho swatchato, quindi magari non era per lo sfregamento nello struccaggio, quindi non lo so come mai. Comunque questo mi ha bruciato. Nessuna, né rossetto liquido, né rossetto liquido opaco mi ha tinto le labbra, quindi cosa molto positiva. Sono facilmente rimuovibili tutte, quindi sia ognuna delle due formulazioni, quindi molto buono anche questo. Che altro? Allora, se devo consigliarvi dei colori, sicuramente io andrei su Iconic Nude, fantastico. Mi piace anche molto Sensual, mamma non ci vedo niente, Sensual Burn, che è un'altra vinilla cure. Invece tra le opache sicuramente per me spicca Hey Bellezza, che è la più scura, e Ask Me Please. Queste sono le mie preferite in fattore tonalità. Nulla, allora queste sono le mie prime impressioni / mini review per quanto riguarda perlomeno Iconic Nude. Fatemi sapere se avete acquistato uno di questi colori, come vi siete trovati, se ne avete acquistati di più o se avete acquistato il bundle, fatemi sapere quale vi è piaciuto di più. Se avete acquistato Beauty Guru, fatemi sapere se brucia anche a voi. E nulla, quindi io ringrazio assolutamente Mulak per questo meraviglioso regalo e chiedo in ginocchio di creare una vinyl lacquer simil skin. Sarebbe, cioè, l'apoteosi per noi poveri fantasmini. E fatemi sapere cosa ne pensate appunto di questa collezione. Vi saluto, ciao.